grazie Roberto per questa iniziativa molto importante che in qualche misura si colloca in un'antica relazione che hai voluto organizzare e di cui hai sempre tenuto le fila con l'autorità grande delle comunicazioni, Garanzia delle Comunicazioni, e coglie l'occasione da questo commentario che è stato pubblicato sul cosiddetto codice delle comunicazioni, questa è la formulazione che è contenuta nella rubrica della legge del decreto legislativo. In realtà la parola codice naturalmente ci sarebbe molto da dire, qui è un po' utilizzata in maniera impropria, non si tratta di un codice, semmai di una raccolta di norme, quindi di un testo unico, ma non farò istituzionalista per non poi irritare il consesso. Questo codice prende le mosse da una pubblicazione che ha molte virtù, direi, questo commentario. Prende le mosse dalle virtù specifiche che vengono attribuite alla nostra autorità garante, nell'ambito di quelle che sono le virtù generali delle autorità amministrative indipendenti, la razionalizzazione di specie, qui più specifiche, di un settore in evoluzione rapida e tumultuosa. Noi siamo passati in qualche decennio, cioè in un torno di tempo ristretto, naturalmente ristretto, dal problema del duopolio televisivo alla irruzione pervasiva dei social network, in un'epoca di comunicazione politica improntata a mentalità populista, quindi in cui questo settore è diventato di una delicatezza estrema nel quadro degli equilibri democratici del sistema. Ora, i meriti di questa pubblicazione risiedono, sono due fondamentalmente che io aiuto a dire. Una è quella di avere, che dirò poi a quali esiti in un campo problematico, in un ambito problematico specifico, questo conduce, uno è di avere compiuto uno sforzo di elaborazione dogmatica, di ricostruzione dogmatica, di esame delle norme in maniera unitaria, e però allo stesso tempo di non avere nascosto i profili critici che rimangono aperti. Questo mi pare che sia un dato che si connette ad una qualche osservazione che va svolta senza un eccesso di esaltazione di questa strumentazione istituzionale, che va svolta con riferimento ai problemi che si legano alla funzione, al ruolo, alla posizione del sistema delle autorità amministrative indipendenti, soprattutto per una certa ibridazione di funzioni, di campi funzionali, controllo, ma anche regolazione. Una regolazione che è spinta in testa allo stesso soggetto insieme al controllo è molto spesso oltre il confine della normazione da ricondurre al circuito della rappresentanza. Molto spesso questa regolazione coinvolge fattispecie nelle quali sono in gioco anche per diritti fondamentali, e insomma il problema esiste ed è un problema di carattere istituzionale generale al quale si aggiunge, quanto al controllo, anche una certa configurazione ricercata dell'attività delle autorità amministrative indipendenti che travalica nella giurisdizione. È noto quello che è accaduto di recente per un'altra autorità che si è proposta come autorità giurisdizionale, sia pure a limitato fine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della Corte, ma come lo pensa benissimo, essendo uno dei protagonisti, avrà saputo poi che c'è una dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale, dichiarata un po' prima del tempo in un seminario pubblico dal Presidente della Corte con qualche imprudenza.
si è lasciato sfuggire che non poteva arrivare alla comunicazione e ammissibilità prima della comunicazione della decisione, che mi pare anche un po' un segno di tempo, delle imprudenze in cui la pressione dei fatti ci conduce. E quindi questo evidentemente questo è un problema di collocazione del sistema in un quadro in cui la decisione politica sulle norme recede, c'è una flessione del campo, una restrizione del campo della decisione della politica sulle norme, delle norme attribuita al circuito della rappresentanza su entrambi questi versanti, a favore della produzione giurisprudenziale del diritto e anche per l'opera di queste autorità. Questo è un problema che naturalmente va posto, perché chiama in causa anche il valore della certezza del diritto, che naturalmente è un concetto che adesso è un po' filippino, tutto sommato, di cui si ritiene non abbiamo bisogno. Però è un concetto che potrebbe ancora, un valore che potrebbe ancora essere perseguito in questa temperie un po' confusa e comunque in grande sommovimento, potrebbe essere questo valore perseguito anche attraverso l'opera della dottrina, e questo credo che sia un merito di questo commentario, perché la dogmatica ha anche il compito di cercare di individuare le linee di sviluppo del sistema e le linee di coerenza della giurisprudenza, cioè deve dare un contributo alla certezza, che molto spesso non viene o viene direttamente dalle sedi della giurisdizione, perché la funzione monofilattica, in particolare dei giudici delle giurisdizioni superiori, è, si rileva talvolta debole, e ha un carattere di orientamento, una capacità di orientamento limitata. Quindi mi pare che sia un lavoro molto meritorio quello che è stato compiuto. Sono lieto che ne venga svolta qui la presentazione a Napoli, con la presenza di tanti autorevolissimi relatori, alcuni dei quali anche amici che saluto, e quindi vi auguro buon lavoro.